e anche questa stagione di Clio Cup sta volgendo al termine. Un inizio di stagione altalenante, ma seguito poi da una striscia di 5 vittorie consecutive, che mi ha permesso quasi matematicamente di ipotecare il titolo dopo la gara del Paul Ricard. Ora manca solo l'ultimo sforzo, l'ultimo tassello per diventare ufficialmente il campione italiano 2023. Solo 3 punti mi separano dalla meta. Ed oggi, qui ad Imola, mi basta vedere la bandiera a scacchi per laurearmi per il terzo anno consecutivo campione italiano. Supporto dei miei amici e dei miei cari. Vi dirò la verità, oggi non sono teso per niente. È un weekend come un altro e come tutte le altre gare si punta sempre al risultato massimo. Libero è andato meglio di quanto mi aspettassi. Un quinto tempo nella prima sessione semi-umida e addirittura un secondo tempo dietro a Puget nelle FP2 che ci prepara la qualifica. A differenza di altri weekend, qui ad Imola avremo la sessione questo tardi pomeriggio. Le temperature sulle basso stanno scendendo molto rapidamente e questo sicuramente sarà l'incognita di questo venerdì. Siamo amici, è tempo del Q1. Come nell'FP2 aspetterò David Puget, con cui mi sono trovato molto bene a collaborare, e gli andrò dietro perché so che lui riesce a girare molto forte anche da solo. Ha un ottimo motore e un'ottima trazione e quindi posso sfruttargli agilmente la scia. E perché no, oggi non voglio solo cercare la pole dell'italiano, voglio cercare la pole assoluta. Intanto al tamburello Puget ha rallentato tantissimo, c'è una bandiera rossa. No, quello è Coldani. No, il mio compagno di squadra. Chissà cosa è successo, è dritto, piantato al tamburello, sotto le barriere. Caspita, che botta. Niente, vabbè, rientriamo e riproviamo la stessa strategia. Stavolta sono partito prima per far passare Puget poi alla Tosa. Ma guardate Torelli. Guardate Torelli come marca da vicino Puget. Forse non lo sapete, ma i due si stanno giocando all'Europeo, sono a circa 50 punti di distacco. Io ho tutto l'interesse ad andargli dietro, ma no, incredibile, non ho mai visto questo. Puget con Torelli attaccato nel baule, addirittura ha preso la corsia dei box, assurdo. Io ho preferito andare dritto, però ho perso un altro giro, non mi sono lanciato. Porca miseria. Ok, giro successivo, ho preso un po' di spazio. Ma guarda la Villeneuve, guarda dove cavolo si fermano. Ma non è possibile, dai, non è possibile. No, anche qui la Pirattello, no. Assurdo, incredibile. La pista è tanto lunga eppure ci sono sempre sti casini, sempre sti impeding. Davanti a Spinkiewicz e Schinfries, prendiamo un po' di spazio.
faccio benissimo il tamburello, ma guarda Spinkevich, porca miseria, ma come si fa, come si fa? Ma non è possibile, dai, non si può, non si può. A me mi trovano tutti gli impeding immaginabili, questi fanno come gli pare. Non, io non ci posso credere, non ci posso credere. Olè, la ciliegina sulla torta, seconda bandiera rossa. Cosa sarà successo stavolta? Wow, una macchina di tetto, una macchina di tetto alla rivasta 1. Un punto critico è frenare lì in discesa con la macchina leggermente sterzata e con un importante cambio di distribuzione dei pesi. 5 minuti alla fine. Io non ho parole per quanto sono idioti, cioè da fare un sacco di... Guarda i tempi. Un sacco di reclami. C'è da fare una marea di reclami. Vinco i shift, VCR, dai, non posso inchiodare dentro le traiettorie, da sono più di puttana. Com'è quel tempo là ce l'ho? Ok? Quel tempo lì ce l'ho. Oh, 5 minuti, quando è verde io ti mando dentro subito, c'hai 2 giri. Penso dalla conversazione abbiate capito quanto io sia incazzato nero. È passato un quarto d'ora di qualifica e non sono riuscito a fare un solo giro lanciato. È una qualifica caotica, due bandiere rosse, tanti rallentamenti, tanti impedic, tanta strategia. È quasi finito il tempo e sta calando l'oscurità sulla pista ed io ho solo due tentativi. Allora freghiamocene di tutto, faccio un giro da solo. Ah, peccato, ho sbagliato un pochino la Villeneuve, ho perso la corda nella prima curva, ma ottima l'uscita verso la Tosa. Traiettoria completamente diversa dal mio avversario alla Tosa, faccio meno strada, ma poi faccio un po' più fatica in uscita. Ottima la sezione qua della Piratella e poi delle acque minerali. Che rischio in uscita. Ho perso sicuramente qualcosa per una linea non pulita e ho anche rischiato il track limit. Cerco di stare dentro bene qua nei cordoli. Non ho fatto benissimo la variante alta, ma sono alla distanza giusta dalla macchina davanti. Ancora una sbavatura alla rivasta 2, peccato. Prendo un po' di scia. 2.474. Mazza che tempo, non pensavo. Questo dovrebbe essere l'ultimo tentativo. Faccio a cannone di nuovo il tamburello. Sono un decimo sotto al mio giro precedente. Oddio, oddio che traffico, levatevi. Oddio. No dai, non è possibile. Non è possibile. Non ho parole. Due macchine in ghiaia, gente che si pianta in traiettoria. Io non li capisco. Porca di quella qualifica finita. Andiamo a vedere i tempi. Spinkevich 2.49, io 2.48, Torelli 2.46. Ed è prima fila, ragazzi, prima fila. Cioè, considerando che qualifica è stata dove ho fatto un solo giro lanciato, è stata tanta roba. Da una parte sono contento e dall'altra, porca miseria, nel taschino sicuramente avevo la pole position. Però va bene, ci sta, prendiamoci questa seconda posizione assoluta e prima dell'italiano. Domani abbiamo tutte le carte regola per vincere non solo l'italiano, ma anche la gara. Domani, o meglio direi domenica. Sì, perché gara 1 si sarebbe dovuta svolgere il sabato, ma un mega incidente nella gara del TCR, con susseguente bandiera rossa e tante altre interruzioni nelle varie categorie, hanno allungato tantissimo il programma del sabato pomeriggio. E noi della Clio Cup, che eravamo gli ultimi del programma, siamo stati costretti ad uno slittamento. E quindi pensate che domenica avremo due gare nella qualifica, tutte in un giorno. Wow! Ci siamo, domenica mattina e come avete sentito dal video ci hanno compattato tutto il programma oggi perché ieri fatti in ritardo con le gare precedenti, tante bandiere rosse e quindi per problemi di luce hanno deciso di fare tutto in questa giornata, quindi sarà impegnativa sia dal punto di vista fisico che emotivo e psicologico. Partiamo ora con gara 1 che doveva farsi ieri e in pausa pranzo faremo la qualifica 2 e la gara 2 al pomeriggio. Ok ragazzi, siamo agli sgoccioli, agli ultimi sforzi di questo campionato. Questa è solo gara 1, ma per i punti che mancano, ossia 3 per vincere il campionato matematicamente, manca veramente niente. Mi basta solamente vedere la bandiera a scacchi. Però, come sapete, essere abituato a stare lì davanti, vedere solo una macchina davanti a me e una trentina di auto dietro fa gola. In prima posizione c'è Gabriele Torelli, in terza c'è David Puget, sono i due piloti che stanno contendendo il titolo europeo. Cercherò di non dargli fastidio, ma comunque cercherò di fare la mia onesta gara. That will be Donato Barnabat.
partenza, vado subito all'attacco. Ah, porca miseria, che staccata mi ha tirato fuori il tamburello. Ero partito leggermente meglio nelle prime due marce, ho patinato meno del mio avversario, ma poi ha avuto un po' più spunto di motore e poi ha tirato una gran staccata dall'interno. Bravo Gabriele, non c'era bisogno, lo sapevo che è fortissimo. Però non fa niente, più in gran ritmo io sto calando nella ruota perché penso di avere un'ottima seconda metà di gara. Per poco, partivo da un po' lontano, ci ho provato la Tosa, ci ho provato, un po' un revival di Spagara 2. Devo stare calmo, ci sono 25 minuti davanti a noi e sarà una gara molto lunga, devo cercare subito di creare un gap nello spazio dei nostri rivali. Safety car intanto, safety car, come era prevedibile, si è stato tantissimo in questo weekend. Intanto andiamo a rivedere un pochino quello che c'è in partenza. Come avete visto, io parto meglio di Gabriele, che mi sembra sia partito anche leggermente anticipato. Si è mosso mentre c'era il quinto rosso. Il suo muso si trova alla mia portiera sinistra, ma poi dal terza marcia ha un po' più di accelerazione e ha tirato una gran staccata e mi ha costretto a rallentare per una fine di ghiaia. E bravo Gabriele, veramente. Dietro intanto c'è il finimondo, il mio compagno Arduini si è messo di traverso a luce del tamburello e gli è arrivata veramente una cricca, una botta. La macchina è disintegrata. La botta che tra l'altro gli è stata data dallo sfortunato, purtroppo incolpevole, Boldani. Botta tra compagni di squadra e non ci voleva. Dai che si riparte! È stato molto bravo, ha avuto un ottimo spunto e purtroppo sono riuscito a prendere la scia solo nella parte finale del rettilineo e non ho potuto provare l'attacco al tamburello. Dai, non male questa prima curva, non male. Lui è molto veloce, ma non sta scappando. Oddio, porca miseria. Ho volato completamente sui dossi all'esterno della variante alta. Mamma mia. Voi non potete capire, il mio muso stava puntando completamente il terreno, l'asfalto, e ho volato. Non so come ho fatto, ho qualche vibrazione sul volante, però la macchina sembra camminare, sembra andare dritto, quindi teniamo giù, andiamo avanti e cerchiamo di stare dietro a Torelli. Ancora questa variante alta. No, non ci siamo. Faccio una gran fatica, ho rotto il freno, sto facendo fatica, non so se sono un po' le pressioni o comunque il setup. E Torelli è veramente un ratto, come dire, è stato fortissimo. Il problema è che circa un secondo di distacco, quindi faccio fatica a sentire la sua scia, ma dietro di me ho Pouget che non è lontano e sappiamo che il suo motore è veramente potente. Ciao David, ciao. Non c'è storia. Quando ti prende la scia, anche se era a 4 decimi di distacco, l'arrivata è impressionante, mi ha fulminato. Io faccio solo l'esterno, ma non c'è stato niente da fare. Rimuchiamoci le maniche, speriamo di stare dietro e insieme di andare a prendere Torelli. Car back going once again. Luca Franca still under pressure from Jerzy Spinkovic. David Pouget not too far away at all at the moment, so as they went through. Relative to sector 2, we've seen it down the road.
vabbè, calmi, cerchiamo di stare dietro questa volta insieme ad andare a prendere Torelli. Poi comunque sono stati commissionati 10 secondi di penalità per quarta anticipata. Non mi aspettavo, avuto quel leggermente quello stacco di frizione, poi si è fermato ed è ripartito ed è stato letale. Quindi siamo io e Puget, io e lui per la vittoria della gara. Stiamo spingendo come dei matti. La mia macchina comincia a funzionare 2-4-2 questo giro, 2-4-3 Puget, 2-4-6 Torelli. Nel ritmo allucinante, le temperature sono giuste, le gomme sono in temperatura, stiamo veramente dando il 110%. Tra l'altro questo giro ha guadagnato il record della pista che apparteneva a Guyot, ma stiamo ancora spingendo, stiamo ancora passando e sono sicuro che quest'anno faremo il record di nuovo. Comincia a funzionare bene, riesco a saltare meglio anche sui bump della variante alta. Puget è sempre con l'uscita micidiale delle curve lente, ma io stavolta non mollo. Se qui Puget è uscito dalla rivazza il giro prima e mi ha passato, ma guardate che differenza. Io praticamente non gli guadagno niente, sono in completa scia, sono a circa 4 decimi di distanza e non riesco a guadagnargli niente sul dritto, niente, sono impotente. E tra l'altro ho replicato, non stiamo scherzando, 2-4-24, assurdo, due giri sul 2-4-2 è veramente allucinante. 2-4-3 Torelli, 2-4-3 Puget, 2-4-2 io, siamo proprio su un altro pianeta. E Spinkovic dietro non sta mollando, ha fatto 2-4-2 anche lui. Guarda come ha fatto la Villeneuve. Adesso o mai più, mi butto dentro. Cazzo, era la mia occasione. Era la mia occasione, porca miseria. Era la mia occasione ed era anche un rischio, perché loro, ripeto, si stanno giocando l'europeo, però ce l'avevo lì. So che Torelli è penalizzato, quindi non è il mio problema, ma passare così vuol dire vincere la gara. Il problema è che Spinkic, che oggi veramente si è dopato, ha una velocità impressionante, sta girando sugli stessi tempi e quindi non posso fare liberamente la traiettoria come mi piace. Tante volte mi tocca fare la centropista perché è veramente molto veloce. Manca poco tempo, ma non è finita. Ci proverò fino sotto la bandiera scacchi. Second as they're breaking the beams all the way through. Luca Franca still 2 tenths away from the rear bumper of David Puget. Jerzy Spinkovic still in fourth place. That top four running away. Anthony Girardo slowly falling into the clutches of Giacomo Trebbi and Alex Lancelotti. Followed then by Nicola Milara Mattia. Lancelotti, he's not far away either. Bouncing over the curve, Jerzy Spinkovic. And exactly what we'd expect to happen. A little bit greedy on the way in. Che Spinkovic oltre i limiti della variante alta, stiamo spingendo veramente il limite, dietro il vuoto, dallo specchietto retrovisore non c'è nessuno. Passiamo sul rettilineo del traguardo per la penultima volta e pensate, Torelli 2-4-3, io 2-4-1, nuovo record della pista, Puget 2-4-0, record della pista del francese. Quest'anno stiamo veramente demolendo, stiamo stracciando tutti i record della pista, la macchina è sempre quella da anni, quindi mi sento dire che il livello quest'anno della Clio è veramente al top, non ha niente da invidiare al campionato di turismo di macchine potenti. Francese proprio le calcagne dell'altiere del Rangoni Corse, ma sicuramente saprà che è penalizzato, quindi non avrà nessun interesse a portare l'attacco, perché tanto sa che quei 10 secondi finirà molto indietro. Spingendo tutto, ma non ne ho, oh Dio, si decolla, porca miseria.
punto dovuto tenere giù perché ormai la macchina era fuori controllo e non potevo sbagliare. Sono gli ultimi metri di questa gara. Guardate quanto sono vicino a Puget alla rivalsa. Ah, peccato. Sono uscito bene anche dalla rivalsa 2, ma contro il motore di Puget non c'è storia. Complimenti a lui e a Torelli. Siamo arrivati, pensate, i primi tre, in 8 decimi di secondo. Abbiamo fatto un altro sport oggi. Complimenti ai due avversari che quest'anno sono stati nettamente i più forti del campionato. Portiamo a casa il secondo posto assoluto di questa gara e della tappa dell'Europeo. Portiamo a casa la vittoria della gara dell'italiano e del titolo 2023. Abbiamo fatta, ragazzi, campioni italiani 2023, piloti e costruttori. Mancava veramente poco a vincere il titolo, ma farlo su una gara del genere ha avuto doppiamente soddisfazione, doppiamente valore. Se tutto questo è stato possibile è stato grazie al lavoro del team, che è stato perfetto per tutta la stagione. Grazie a voi che mi supportate e seguite i miei video. Grazie alla mia famiglia e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa stagione. Grazie davvero.